Questo è Bel Air, molle, lussuoso ritiro di ricchi e potenti. Se fate del cinema e avete successo, prima o poi probabilmente questo raffinato sobborgo di Hollywood vi ospiterà. L'insuccesso qui non è permesso. La nostra storia ha a che fare con un fenomeno del XX secolo. Nome Charlie Kestel. Professione attore cinematografico. Problema sopravvivere. Charlie Kestel è un uomo che ha rinunziato ai suoi sogni, ma che non può dimenticarli. Così, così, così. No, non sulle orecchie. Me l'hai insegnato tu questo colpo. Ecco, così. Un altro. Bravo. Sotto. Sotto. Sotto ancora. È in gamba, eh? Che uomo. Digli che ci sono io. Certo, parti subito. Sarà contenta di vederti. Già. Charlie! Ferma! Che c'è, Buddy? Patty Benedict è qui. Ed è arrivata così? Mi hanno detto che sarebbe capitata qui e mi sono precipitato. Patty Benedict! Mi avevi presa la sprovvista poco fa. Per forza, hai attaccato con troppo entusiasmo. Ma che cosa vuole da te? Ah, Marion, la separazione. Com'è che si sa in giro? Che cosa le hai detto? Niente. Altrimenti non sarebbe qui ora. Lo studio mi paga espressamente per tenerti fuori dai guai. Bene. Allora toglimi da questo. Prendila con garbo. Con garbo? Avrei voglia di prenderla a calci. Vacci piano, eh? Lisciala un poco. Ha 18 milioni di lettori. Te la leverò di torno tra 5 minuti. Tranquillo, Buddy, non preoccuparti. Ho incantato quella virago un sacco di volte. Che tipo sei? Mi avevi spaventato, lo sai? Tanti, tesoro. Come stai, Dolcezza? Accendimi la sigaretta. Certo. Che ti è successo ieri notte? Mi sono girata e risparito. Ho chiesto a Mike, ma... Ah, Smiley Coy voleva farmi conoscere un tizio, non so, uno di quei distributori regionali. Chi è che vuole qualcosa da bere? Buddy? No, no, grazie. C'è atmosfera in questa stanza. Oh, pittura francese, caro? Sì. Non compri più gli americani? Non voglio sgomentarti, tesoro, ma non distingo un quadro dall'altro. Non li distingue uno dall'altro. E non voglio che i miei ammiratori mi credano un artista. Sono manie di Marion. Già, manie di sua moglie. Quant'è che ti conosco, Cocco? Buoni 9 o 10 anni. Quando ti ho conosciuto non parlavi che di letteratura o di arte o di politica. Ci credevo allora. E in che cosa credi adesso? Salute, lavoro, bistecche al sangue e buoni film. Ti sei fatto più furbo di quanto non fossi. Dovevo imparare a patticare. Il motto di Charlie, se hai un messaggio usa il telegrafo e non un film. Il nuovo film è buono. Farà buoni incassi. E il tuo nuovo contratto? Che ne sai tu, Buddy? Beh, lo studio ha i contratti Off, già con... Stanley giorni fa che stavi per filmare di nuovo. Beh, è il padrone dello studio, non gli costa niente sognare. Tu e Stanley, siete in urto? Andiamo, cara, come potrei litigare con lo zio Off? Il signor Off è sempre stato come un padre per sicuro. Charlie. Senti, io vado alla metro, ma prima voglio la verità sulle voci della tua separazione. Infatti, vuoi sempre farmi lo sgambetto. Le voci sono tali, cara, voci, niente di sé. Allora perché Marion... Marion è al mare col bambino perché è raffreddato. Non credo che ti perdonerei mai se un altro pubblicasse la storia del tuo divorzio prima di me. Spero che tu lo comprenda. Oh, sì che lo comprende. Dici? Infatti, ciò che Charlie vuol dire... Vuoi stare zitto un minuto? Le notizie le voglio dalla bocca del padrone, non della che. Calmati, Patti, è il suo mestiere. Ti è proprio impossibile essere democratica. Charlie? Versati da bere, Bud. Senti... Non voglio che ti venga un crampo o che ti raffreddi. Come sta, Miss Benedict? Bene, grazie, Nick. Mi fa piacere. È tutto pronto per il massaggio. Grazie, vengo. Non ho mai capito una cosa. Perché lo studio ha ridato il posto a Bliss dopo quel brutto affare? Buddy Bliss è un ottimo agente pubblicitario e anche un mio caro amico personale. Lo so, hai testimoniato sulla sua moralità e hai pagato tu i suoi avvocati. Non so dove vuoi arrivare, Buddy è stato dentro 10 mesi. E poi è roba passata e dimenticata. Non dimenticata se volessi resuscitarla.
E perché faresti una cosa del genere? Vi dimenticate che questa città deve mantenersi pulita. Allo studio durante una festa, quest'idiota ruba la tua auto. Prese in prestito la mia auto. Si mette a guidare ubriaco. Non ero ubriaco, cara, fu chiarito al processo. Comunque dopo l'investimento scappò. L'hai considerato un amico quando quell'imbecille lasciò l'auto nel tuo giardino e la polizia venne a cercarti quella notte? Ti ha quasi... Andiamo, ti lascio... Ti ha quasi rovinato la carriera, il tuo caro amico. È proprio sul più bello. Credevo che potessimo permetterci di perdonare. Non si fece avanti subito per assumersi la colpa? Beh, sono ancora convinta che è stato un passo poco diplomatico ridargli il suo posto così. Patty, con tutto quel che avviene in questo mondo impazzito, che interesse avresti a riaprire una storia vecchia e stantia? Propongo un cambio. Dimmi del tuo matrimonio. È questa la tua risposta? Hai deciso di fare un gravissimo sbaglio, caro. Grazie della visita. Stammi bene, che Dio ti protegga e... Salve. Ho interrotto un colloquio importante? Salve, signora Kessler. Salve, Miss Benedict. Ciao, cara. Non sapevo che fossi in casa. Sono venuta in città a fare spese. Salve, Marion. Ciao, Buddy. Ho trovato qualcosa di peggio della bomba atomica, le lavanderie. Come ti riducono le lenzuola e le federe. Ogni mese ne va una dozzina. Perché non prova la My Company? Vendono un buon lenzuolo di lino a un prezzo molto modesto. Dica, signora Kessler, voi due usate ancora un letto doppio? O la domanda è sciocca dal momento che siete separati? Perché siete separati, è vero? Infatti, quando hai un'idea fissa sei imbattibile. Oh, siamo tutta gente di mondo e compressiva, che serve far dei misteri. Ci sono stati oltre 400.000 divorzi in questa città lo scorso anno. Stanno diventando comuni come i raffreddori. Forse hai ragione, Miss Benedict. Tuttavia lo trovo triste. E la nostra vita privata non la riguarda. E lei ha il coraggio di dirmelo? Un momento. Sì, sono una sola in città che non ha paura di dirle di farsi gli affari suoi. D'accordo, sono contenta che abbiamo raggiunto un punto d'intesa. Ascolta, Mario. No, niente storie, caro. Mi accorgo quando non sono gradita. So rendermene conto. Ma capisci che hai fatto? Ehi, fatti venire un'idea, se no quella ci combina un guaio. Ma cara, cosa ti è saltato in testa? Non le permetto quei sistemi con me, non in casa mia. Fatti, aspetta! Siamo nel mondo del cinema, cara. Non sono ammesse le tue reazioni di onore offeso. Oh, il modo in cui le parlavi. Beh, cioè? Zuccherato. Ah, non sono sincero con lei. Vorrei tanto che tu parlassi così a me. Fatti, ha 18 milioni di lettori. Perché contrariarla? Non avrebbe senso. A volte ho voglia di fare cose che non hanno senso. Sono una donna, non un diplomatico. E il modo in cui le hai detto Dio ti protegga. E il modo in cui la tenevi abbracciata. Ma naturalmente non sei sincero. Come sei stato? Bene, proprio bene. Sai, sta cominciando a piacermi questo quadro. Ha qualcosa che mi attira. È un artista che ti fa pensare, questo Roald. Da un qualcosa, non so. L'ho guardato tanto in questi ultimi giorni. A volte, quando ero solo, io che sono un vecchio clown dietro le quinte in attesa di entrare per far le capriole e divertire la gente. Per lui che l'ha fatto un milione di volte, non significa più nulla. Ti sto annoiando? No. Va bene. Come non detto. Come sta, Bill? Non lo vedo da 2 settimane. Da 3? È vero, 3 settimane. È raffreddato. Febbre? Ma lo sai, si trascina. Non riesco a tenerlo fuori dall'acqua.
deserta la spiaggia? Sì. Ti fa sentire sola? Charlie, non cominciare, ti prego. Amore, torna, sono cambiato. Come puoi cambiare? Sei così da tanto tempo. Non posso, devi credermi se te lo dico. Ti ho creduto prima di adesso un milione di volte. Non penserai che quelle occasionali ragazze... Sì, io penso che quelle occasionali ragazze. Ti sorprende? Charlie, un uomo può vivere in un solo modo. O è sposato o è scapolo. Tu invece vuoi essere tutte e due. E questo non è matrimonio, secondo me. Charlie Kestel era un tesoro. E io ero la signora Kestel. Ora è a Hoff che appartieni. No, andiamo, non esagerare. Non appartengo a Stanley Hoff. No? No, sono un essere vivo. Firmerai questo nuovo contratto? Marion, voglio che ritorni a casa da me. Non vuoi nient'altro? So che sono tutt'altro che perfetto, ma fai un grosso errore se pensi che tu possa affrontare questo mondo da sola. E non venirmi a dire che hai Billy perché è lui, casomai, che ha bisogno di te. Senza di me tu non hai famiglia, non hai nemmeno un amico all'infuori di Hank Tickle, che era mio amico molto prima che tuo. Hank m'ha chiesto di sposarlo ieri notte. Sì? E che gli hai detto? Che potevo dire? Che faccia tosta. Ha solo detto sì. Sì. Sì, 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 sì. Ho cercato di evitare questa conversazione. Va bene, hai vinto. Marito famoso, confessa, hai vinto. Ti prego, non fare la brava massaia. Lascia stare quei maledetti bicchieri. Paghiamo qualcuno per questo. Russell! Guarda. Mi si è rotto anche il maledetto cinturino dell'orologio. Mi servirà un assegno lunedì. I conti si ammucchiano. Va bene, dirò ad Harold di mandartelo dall'ufficio. Ah, signora Kestel, non l'ho sentita arrivare. È un vero piacere. Grazie, Russell. Va tutto come si deve? Liscio come l'olio, signora Kestel. Tutto bene. Meno male, verrò a salutarti prima d'andarmene. Grazie. Oh, ti dispiace portarlo via? Subito. Charlie. Firmerai il contratto oppure no? Come si è permesso a Antigal di dichiararsi? Lascia perdere, Hank. Parte fra pochi giorni per New York. Vuole andarsi a ubriacare lì? Sta scrivendo un altro romanzo. Ha smesso di bere da mesi. Senti, hai detto che vuoi che io ritorni con te. Beh, parola mia, non ci verrò. Mai più se firmerai quel contratto. Oh, ancora quello! Non avrei mai creduto che un giorno un affare commerciale ti avrebbe commosso fino a questo punto. Neanch'io. Sono una donna come tutte le altre e l'affare è magnifico, ma è per 7 anni e sono 7 anni di vita. O forse dovrei dire 7 anni di morte. Ma guardati, sei mezzo morto già adesso. Non sei più brillante come una volta. Tu puoi anche recitare per gli altri, ma io sono tua moglie e lo so. Oh, Charlie, mio Charlie. Cos'è accaduto? Alla tua mente, al tuo spirito, alla tua anima. Charlie Kest, l'uomo che ho sposato, era una tigre. Ti piaceva discutere perché credevi in qualche cosa e per quello in cui credevi combattevi. Era quello Charlie Kestel. In che cosa credi adesso? Che cosa vuoi? Il ragazzo selvaggio che ero davanti a una tazza di caffè in un localetto a discutere sulle tristi condizioni del nostro teatro? Ti dirò che cosa non voglio. Non voglio uno di quegli individui idioti, finiti, che siedono in un bar elegante scambiandosi numeri di telefono e gli ultimi scandali. Oh, come parli. Oh, Charlie, non voglio che tu firmi quel contratto. Hai dato allo studio quello che gli dovevi, non gli devi più niente. Sono la più grossa stella di Hoff e compagni, valgo milioni all'anno di dividendi per lui, non mi lascerà andare, e sai perché. Digli che lasci Hollywood per sempre, promettigli di non fare mai film con nessun altro. Bene, e cosa faccio? TV, teatro? Il teatro è in piena crisi, devi aspettare anni per avere una parte. E poi cos'è questo discorso da intellettualoidi? Tu sai che il cinema è ancora capace di produrre buoni film, film coraggiosi e intelligenti. Certo,
Certo, e conosciamo gli uomini che li fanno. Stevens, Mankiewicz, Kazan, Houston, Wilder e Wilder e Stanley Kramer. Ma mai certo Stanley Hoff. No, mai. Neanche una volta, neanche per sbaglio, nonostante le pompose dichiarazioni dei giornali. Stanley Hoff produrrà personalmente Guerra e Pace di Tolstoj. Certo, sarà un bel giorno. Con Charlie Kestel con uno scudiscio in una mano e... una bionda ossigenata nell'altra. Oh, Charlie, vieni qui, ti prego. Ci saranno sempre degli Stanley Hoff a questo mondo. Non soltanto nel cinematografo, ma dovunque. C'è sempre uno che, per disprezzo dell'onestà e della dignità umana, cerca di trascinare giù gli altri. Charlie, no. Sono prigioniero di Oscar e firmare questo contratto è il prezzo del riscatto. Non ebbi coraggio allora e presi la decisione sbagliata. La prendemmo noi, la decisione sbagliata. Avrei dovuto non accettare. No, abbiamo sbagliato tutti e due. Avrei dovuto essere forte, avrei dovuto consigliarti. Ma abbiamo ancora una speranza. Certo, è un rischio. Io so cosa può fare Hoff se ti rifiuti di firmare. Credi di saperlo. È solo un uomo, non un dio, da colpirci coi fulmini della sua ira. Vuoi davvero rinunziare a tutto questo? So che si tratta della tua favolosa carriera e di tutto ciò che ti dà. Ma rifiuta, Charlie. Digli di no. Va bene. Proverò. Non ho proprio accettato di firmare. Li tengo in sospeso da settimane. Nat viene tra poco. Forse lui potrà suggerirmi una buona idea. Voglio molto bene a Nat. È un uomo buono e caro. Ma tu dovrai combattere questa battaglia da solo. Potrei non riuscire. Dipende da te. Noi due siamo, voglio dire, noi ci amiamo, non è vero? E questa è la cosa più importante, tesoro. Voglio che tu faccia Stanley Hoff a pezzi, tigre. Ciao, Nicky. Salve, Marion. Spero di non interrompere niente di importante. Oh, sì, ma non importa. Charlie, devo massaggiarlo. Ah, non c'è fretta. Sì, che c'è. Verrà subito, Nicky. Tigre, ti voglio in perfetto stato, in forma. Ho mille cose da fare e un'intera casa da spostare prima di cena. Una casa? Certo. Io, Billy e tutto il resto. Siamo tuoi, sì o no? Ci vediamo più tardi. Ciao, tigre. Ciao. New York. Che bellezza. Andremo a messa a San Patrizio. Già, certo. Oh, c'è il tuo agente. Ehi, Nat! Cosa fai qui, vecchio mio? Signori. Che c'è di nuovo, Nat? Che cosa dici, eh? Charlie. No, sono unto, ti sporcherei tutto. Senti, Nat, quando ho finito, vuoi che ti massaggi quella spalla che ti duole? Nicky, sei un tesoro, ma il dottore dice diatermia e iniezione, niente frizione. Ah, reumatismi. Cosa va di moda nell'industria? Ulcere. E invece, io soffro di reumatismi. Ma... grazie, Nicky, sei un vero amico a volermi aiutare. Sempre pieno di premure. Non per deviare, ma ho visto ora il tuo amministratore. Harold? Dice che sei stato cattivo, fai assegni che non approva. Che pretende che faccia? Che chieda a Eisenhower se posso mollare un paio di bigliettoni a uno scrittore affamato? Questo è il più piccolo dei miei problemi. Problemi? La vita è tutto un problema, ma si risolvono i problemi. Beh, ne ho uno fresco per te. Marion è decisamente contraria al contratto. A lei parlerò io. Però non devi dir niente a Hoff. Vi voglio bene e non vorrei piangervi. Lo so che tua moglie è un po' agitata. Io non voglio firmarlo, ho paura che firmare mi costi la mia famiglia, Nat. Senti, Marion si calmerà. Io le parlerò e tu firmerai il contratto. Nat, non ascolti niente di quel che dico, vero? Niente. Ascolta, caro. Perché dovrei ascoltarti? Tu non ascolti mai me?
Ti sto ascoltando. Non voglio firmare il contratto. Non vuoi? No, non voglio. Ma pensavo che avessi accettato. Ascoltare non significa accettare. Ho ascoltato Stanley, ho ascoltato te, ho ascoltato fino alla nausea, ma non ho accettato di firmare il contratto. Non voglio continuare a fare quegli odiosi, schifosi film. Ma è scritto nel contratto, nero su bianco, non sei obbligato. Io mi assicurerò che i soggetti siano buoni anche prima che tu li leggi. Nat, stai parlando a Charlie Kestrel, maggiorenne e vaccinato, non a un bambino. Su, taglia corto, dammi una via d'uscita. Beh, caro, prima devo dirti che Stanley mi ha chiamato nel suo ufficio per il contratto stamattina. Per 2 ore, Dio l'abbia in gloria. Il che significa anche che oggi caleranno qui. Chi? Stanley Hoff e Smiley Coy. Quando? Da un momento all'altro per invitarti alle corse, ma in effetti per avere una spiegazione. Nick, l'alcol. Nat, tirami fuori da questo impiccio. Caro, sono molto preoccupato. Tutti quanti hanno l'impressione che tu sia un tipo duro, per via delle parti che interpreti. Ma io ti conosco meglio. Tu sei uno speciale tipo di idealista. Il fatto è che affari e idealismo non si mischiano, come l'acqua e l'olio. Un film non è un film, per te è Evangelo. Ma ti sbagli, caro signore e amico, in tutta umiltà. Piantala. In tutta Vuoi umiltà. Vuoi star zitto? Nicky, vai in casa. Ma Charlie, non ho finito. Vattene in casa. C'è qualcosa che possiamo fare? Vattene in casa, Nicky, avanti. Fammi sapere quando arrivano. Grazie. Charlie, poche parole importanti. Non siamo in condizioni di trattare con Stanley, ma farò tutto quello che mi chiedi se è in mio potere. Sui miei figlioli, te lo giuro. Fammi solo andare via, Nat. Stanley non ti lascerebbe. E se io strappassi il contratto e ce ne andassimo via? Che cosa farebbe? Già, che cosa farebbe? Dio non voglia quel che farebbe. Non sottovalutare mai un uomo perché non ti piace. Conosco Stanley da prima che si facesse curare le mani tutti i giorni. Che cosa farebbe? Non abbiamo scelta, Charlie. Sai cosa contro di te? Quella cosa di cui non parliamo. Caro, tu firmi oppure vai in galera. Sono qui! Il signor Hoff e il signor Smiley Coy! Si può morire in tanti modi, eh? Io sono più vecchio. Si può vivere in tanti modi. Spero che tu abbia ragione. Assolutamente niente. Lei sa com'è, signor Hoff. Certi pugili invece diventano tonti, hanno visioni. Due teste e un cervello. Che succede qui? Come va, Stanley? Smiley? Nat mi sta così spesso tra i piedi che non lo saluto neppure. Non mi aspettavo di trovarti qui, Nat. Sono capitato così per caso, è tutto. Come ti sei svegliato stamani, Charlie? Non mi sono svegliato, mi sono riavuto. 15 minuti sotto una doccia fredda prima di ricordarmi chi è. Oh, avete sentito di Joe Ackerman? No, cosa? Cancro. Oh, povero Joe, povera Marta. Li ho visti non più tardi di ieri. Li andrò a trovare stasera. Che magnifica vestaglia, dove l'hai presa? Oh, da Dick Carroll, credo. Deve essere un piacere sentirsela sulla pelle. Smiley, trovamene qualcuna. D'accordo. Charlie, chiediamo l'onore della tua compagnia alle corse oggi pomeriggio. Non credo proprio di farcela, Stanley. Sono pronto a far da barista, col permesso del sindacato. Stanley? Vorrei un po' d'acqua minerale, ti prego, Smiley. Non fare il vecchio fossile, Charlie. Ti godrai il pomeriggio e noi apprezzeremo la tua compagnia. Mi piacerebbe, veramente, Stanley. Ma il fatto è che degli amici che vengono da fuori, gli amici di Marion... Sai com'è, Charlie, eh? Sempre pronto a concedersi. Marion è una meravigliosa ragazza. Io spero che ti riconcili con lei come se voi due foste della mia famiglia. Grazie infinite. Se possiamo esprimere il volere divino, è un matrimonio felice, certo, una tale espressione,
Allora sì, cominciamo a vivere oltre i nostri scopi egoistici. È carino da parte tua, Stanley. E dal momento che l'atmosfera è cordiale, lo firmiamo il contratto? Ormai ha fatto la muffa. Mi dà preoccupazione. Ti dà preoccupazione? Dillo a me, ho le spalle larghe io. La gente può parlare francamente con me. Sei in una posizione che ti autorizza a fare le più esose richieste, quindi ti prego, dimmi i tuoi più intimi pensieri. Non voglio firmare il contratto. Ne hai discusso forse con Marion? Sì. Grazie. Beh, siete sempre marito e moglie. Corteccia e albero, Dio li ha messi insieme, lo capisco. Cosa ci vuole Marion nel contratto? Beh, non è solo Marion. No, ne abbiamo discusso. Io non voglio firmare. Stanley, Charlie pensa... No, lascia rispondere lui. Perché? Beh, tutto l'insieme, Stanley, e anche l'idea di impegnarmi di nuovo per tutto quel tempo. Stanley, la gente può sempre parlarti francamente ed è proprio quello che Charlie vuol fare. Certo. Parli pure francamente. Io voglio lasciare Hollywood. Ti firmerò qualunque cosa ti garantisca che non farò mai più film. Non ho niente contro di te e contro la tua società, è solo che sono stanco e voglio andare via. Sicuro. Ti capisco. Va bene, prenditi una vacanza di 6 mesi, anche un anno. No, voglio andarmene per sempre. Vedi, Charlie Castle, qui torna in mente il nostro primo incontro molti anni fa. Ti ricordi che cosa ti dissi allora? Sì, qualcosa sì. Vi prego, vorrete scusarmi se parlerò ad occhi chiusi, ma mi aiuta a vedere meglio. Vedo un giovane inesperto pieno di quella speciale vitalità che è il talento. E io dico, se la memoria mi aiuta, Charlie Castle, tu sarai una delle più grandi stelle del cinema. E come è vero che i prati rifioriscono a primavera, ti imbatterai in molti problemi. Ma per questo ci sono io. Il mio consiglio è gratuito e te lo do con piacere. Forse non sono sempre capace di aiutarti, ma più spesso sì che no. E Charlie Castle, sei venuto a consigliarti più di una volta, vero? Sì, vero. Credi che Charlie ha sempre avuto un gran rispetto per il tuo giudizio. Adorazione, direi. Sorvolerò sugli anni di freddezza fra noi. Tu non veresti più nel mio ufficio, la ragione non la capirò mai. Ma non di meno, io ero là per te e per i tuoi. I problemi assillanti sono numerosi nel travaglio di ogni giorno. E poi una certa sera in questa stessa stanza la legge minacciò lo scandalo. Io fui con te anche allora. Charlie, voglio raccontarti una piccola storia, può interessarti. Dopo molti anni, con la donna che era mia moglie, mi vennero riferiti certi fatti, era l'anno dell'ampliamento. Appresi certi fatti, dicevo. Mia moglie, che beveva, certe scene, una certa stanza d'albergo in New York City, tentativo di suicidio, ero come impazzito, ma la riportammo alla vita. Per fortuna Smiley era venuto alle mie dipendenze l'anno prima. Tutto si risolvette in un solo fatto. Psicanalisi! 30 o 40 mila dollari gettati via in meno di un anno, ma non li rimpiango. Pensai di divertirla. Ne comprai una barca da diporto, l'Alberta. La chiamai anche col nome di lei. Niente serviva. Niente. Poi un giorno nel mio ufficio
C'era Frank Lubner, un pioniere dell'industria, e Smiley Coy. Bevvi un leggero whisky and soda e cominciai a piangere. E non avevo pianto così da quando ero ragazzo, perché mi ero accorto nel mio grande dolore e nella mia pena che mia moglie aveva deciso nell'intimo della sua mente di distruggere me e la mia carriera per volontaria e maligna gelosia. Ma perché mi ha annientato? È questo che ti domando! Da quel giorno scoprii un fatto essenziale della vita. La donna non deve influenzare il lavoro del marito quando lui le procura di che vivere. Charlie. Oh, Charlie. La moglie di un uomo nella tua posizione dovrebbe avere il riguardo, il rispetto di aiutarlo ad avanzare nella sua carriera. Non credi? Dovresti avere il mio tormento. La pena di quest'istante. I miei ricordi. Per capire quello che provo. Signori, chiedo scusa. Ti comprendiamo. Ascoltami, Stanley. La principale preoccupazione di Charlie, ed è molto lodevole in se stessa, è che vuol fare film migliori. Mantengo quel che ho detto, non ho voglia di contrattare. Tu non sei in condizione di contrattare! Ma non posso obbligarti a firmare, è vero! È proprio quello che cerchi di fare! Charlie, Stanley... Sta zitto tu! Charlie, mi toccherà prendere tutto questo molto male. Io ti offro la mano e tu mi sputi in faccia. No, no, Stanley, Charlie vuole... Stanley, devi lasciarmi andare, non abbiamo simpatia reciproche, io lo so, tu lo sai. Ma ti prometterò qualunque cosa tu voglia se solo mi lasci andare. Stanley, ti prego, ascoltalo. Te lo sta chiedendo dal profondo del cuore. Lui... Silenzio! Charlie, sono un uomo essenzialmente realistico. Ho bisogno della tua presenza fisica agli studi. Ho bisogno del tuo corpo, non della tua simpatia. Ora, Charlie, voglio che tu firmi questa carta con una delle penne che finirono la seconda guerra. È stata usata da un grande americano, il generale Douglas MacArthur. Charlie, non posso dirti quanti lunghi mesi di sogni costruttivi hanno atteso questo momento e non permetterò a nessuno e a nulla di distruggere quei sogni. Te lo chiedo per l'ultima volta. Ti prego, lasciami libero. Non posso obbligarti a firmare. È così? Congratulazioni. Questa copia è di Charlie. Terrò io la penna. Nella mia sola prova che la guerra è finita. O che sia stata combattuta. Oh, Charlie, noi ti vogliamo tutti bene. Sei un grande artista, perciò dobbiamo aspettarci questi atti un po' stravaganti. D'ora in poi, Charlie, i tuoi problemi sono i miei. Non hai che venire da me. Non esitare mai a chiamarmi. Cosa ti era successo? Una certa signora gradirebbe la tua compagnia. Già, ma come ho detto, sono impegnato. Certo, certo. Nat, passo davanti al tuo ufficio. No, grazie, sono aspettato a Culver City. Ciao, Nat. Caro, so che cosa provi. E anche Hoff lo sa. Mi ha torto il collo come se fossi un pupazzo di stracci.
non è così terribile come la stai facendo. Come se fossi un pupazzo di stracci. Tu stai facendo una tragedia di un semplice fatto basilare. 7 anni di sicurezza finanziaria. Caro, pensa al futuro. E poi, che potevo fare? Nato. Ciao, Nat. Pronto? Sì. Ecco, Marion. È qui. Ciao, tesoro. No, aspetta. Voglio che tu sappia che Hoff è stato qui. Ho perso. Sì, ho... Pronto? Pronto? Vivi tutto solo, Charlie, hai viti segreti. Tu, guarda che ha portato il vento. La signora Bliss. Buddy non è qui? La segretaria mi ha detto che c'era. Vorrei bere, Charlie. A te? Serviti pure. Marion, ancora alla spiaggia? Yeah. Sai, dovresti tener chiusa la porta di casa. Potresti essere rapito e tenuto per un delizioso riscatto. Credo che verrò della tequila. Mi riempie di pepe. Vuoi della tequila, Charlie? Da dove vieni, signorina Pepe? Un pranzo da Percatis. Con quella specie di neurotico Wald. Come lo sai? Sì, sa. No, piccola. In casa tua. Mi hai assediato in 20 feste diverse. Come fai a scovarmi sempre quando sono sbronzo? Sei ubriaco, Charlie? Cotto a puntino. Vedo tutte luci rosse, il cielo pieno di cornacchie ubriache. Perciò bevi quel che hai lì e vattene via. Perché tante formalità? Ti trovo molto attraente. Non ti importa di quel che fai a tuo marito? E a te mi fai male, tesoro, mi fai male. Sono una bambina cattiva. Vorrei poter dire che non mi è piaciuto. Va a casa, piccola. La mamma ti aspetta. La vita è così piacevole, vero? Ecco una cosa che Buddy non capirà mai. Senti, io ti voglio bene.
L'altrano l'ho quasi piantato, Buddy. Ma poi accadde quella cosa orribile e naturalmente dovetti fare la parte, specialmente quando la cosa si mise male. Cosa intendi si mise male? Smettila, Charlie. Credi che non sappia che Buddy è andato in prigione per te e che hai ucciso tu quel bambino nell'incidente d'auto e non Buddy? Te l'ha detto lui? Sei l'eroe del cuore per Buddy. Andrebbe in prigione per te, ma dirlo a sua moglie? No. Il bel Smiley Coy telefonò due volte quella notte. È un pezzo importante che ho da spartire con Buddy. Così io ho messo insieme due e due e... hai sbagliato la somma. Oh, non fare il tonto, Charlie. Sei ubriaco. Lo so, lo so. È allora che mi faccio viva e ti scovo. Io e, come hai detto, le luci rosse e il cielo pieno di cornacchie ubriache. Whisky mi ha messo a terra oggi. Oh. Non combatterlo, caro. Aiutalo. Pronto? Non lo so, Buddy. Cosa ti ha fatto pensare che fosse qui? E ancora presto. Potrebbe essere fuori in qualche negozio. Si pare il tuo gruzzo. Non state in casa seduto. Esci, vattene in un bar, sta su. Certo. Questa è la ricetta del dottor Castle per la malinconia, ora e sempre. No, aspetta, non puoi venire qui. Esco da casa tra due minuti. Devo vedere un tram. Senti, probabilmente entreranno appena io attacco, il che avverrà subito. No, non ringraziarmi, Buddy. Io lo so... Sì, lo so. Sono tempo, caro, vattene! Oh, mi fai male di nuovo, tesoro. Ma lo so che ti piace, vero? Sì, una parola. Oh, perché non me la dici, allora? È meglio che te ne vada prima lo che... Lo so. Lo so. Senti, ma cosa sei? No, dico sul serio. In cosa hai fede tu? In cosa? Nel divertirmi. Non nei pensieri tristi. Profumo nel restar giovane e nelle gioie di ogni sorta e descrizione. E segreti e porte chiuse. E fare le cose più pazze che mi passano per la mente. Perché non vai a casa? La mamma ti sta aspettando. Andrò a casa. Un momento, tra un piccolo momento. E vacci subito invece, perché io ho dei guai grossi. Non ho bisogno di te per averne di maggiori. Posso sguazzare nel mio fango e tra le mie luci rosse.
Salve, Marion. Ciao, Nick. Come stai? Bene. Andiamo? Andate pure, solo non fate tardi, non ha fatto colazione. Billy, arrivederci. Ciao. Gli è passato il raffreddore, eh? Sì, da molto. Ti ho chiamata 6-7 volte. Lo so. Me la stai facendo pagar cara. Senti, mi faresti un grosso piacere? Cosa? Vieni a cena stasera. Vuoi dire a casa? Sì. Devo fare qualcosa per Buddy. Mi ha evitato da quando venne Patty Benedict. Forse pensa di essere stato lui a tradirmi, non lo so. Ha dei guai con la direzione. Hank mi ha chiesto di cenare con lui stasera. Beh, porta anche lui. Ho invitato i Bliss per le 7. Bene, verremo là alle 6:30. Ma Charlie, il fatto che vengo a cena da te non significa niente. Certo. Battere nell'angolo. 3, 4, 5, 6, 7. Il microfono. 2:20 dal decimo round. Il vincitore è il campione del mondo, Tigre Boogie. Quello era un gran film per Bacco. Di, Charlie, chi era quell'altro? Era Pat? Sì, e Ralph era l'arbitro, ricordi? Chi vuole ancora da bere? Tu? No. Connie? Hank, dove tieni in compagnia? Sai, comincia a piacermi questa roba. Andiamo tutti qui accanto al party di Monty? Oh, Connie, devi scusarmi, ho un terribile mal di testa. Oh, che peccato. Già, voi andate avanti, forse vi raggiungiamo più tardi. Ok, bellezza. Si va a piedi o in macchina? In macchina. Se vedono macchine qui fuori avremo la casa piena di gente ubriaca. Quanto è vecchio quel film? 8-9 anni. Perché? Ne avevi d'energia. E tanta anche. A più tardi, Sgorbio. Sgorbio? Buonanotte, Charlie. Buonanotte, Mario. Buonanotte, Connie. Buonanotte, Hank. Buonanotte. Ciao, Charlie. Che te ne passa di quel film? Mi chiedevo che sarebbe accaduto se avessi perso l'incontro. Non faceva un soldo. Hank crede che il cinema sia come le riviste su cui scrive. Avrebbe generato quello che Zioff chiama una catastrofe. A te com'è sembrato? A me è piaciuto la prima volta, nonostante il finale. Tu rimpiangi il passato come fanno le vedove. Quando te ne vai, Hank? Voglio dire, da Hollywood. Martedì o mercoledì. Mi piacerebbe vederti prima di allora. Ti andrebbe lunedì? Quando fa comodo a te. Bene, lunedì. Che cosa fai? Hank mi riporta alla spiaggia. Ma devi andartene ora? Voglio dire, presto, non sarà neanche mezzanotte. Non possiamo sederci a fare due chiacchiere. No, mi spiace, Charlie, ma lo sai come finisce. Tesoro, io pensavo che forse noi tre potevamo stare qui a fare due pettegolezzi. Non te ne andare. Se vuoi fare delle chiacchiere, perché non vai anche tu da Monty? Ci troverai proprio i tipi adatti. Non scaldarti, cara. Non scaldarti, ecco dove cominciano i guai. Cerca di essere te stessa. Oh, Charlie, questo è un altro luogo comune che significa sì come me, non essere te stessa. Senti. Fermati il tempo di bere un altro whisky. Non ne ho bisogno, grazie. Hank, ti va un'altra tazza di caffè? No, grazie, Charlie, ne ho fin qui. Sentite, Smiley vi ha mai raccontato la storia del chicco di caffè e del cocomero? Andiamo. Hank, Marion dice che tu le hai chiesto di sposarti. Sì, è vero. Fammi capire bene, non sei mio amico.
sì, Charlie. Da allora che è questa storia? Marion mi fa amare la vita. Molta gente mi fa l'effetto contrario. Senti, Charlie, mi spiace tu sia infelice, ma l'hai persa anni fa, lealmente non puoi biasimarmi. Non mi sento leale stasera. Tu che ne hai fatto della tua lealtà? Chi ti dà il diritto di prendere queste decisioni? Credo sia mio diritto di prendere le mie decisioni. Sono parole che non significano un accidente. Ricordati, bello mio, Marion non mi lascerà mai. Anch'io prenderò le mie decisioni da sola. Marion, no, voglio andare a casa. Marion, vuoi lasciarmi dire 10 parole? Penso sarà meglio se aspetto in macchina. Mi dispiace. A volte faccio fuoco e fiamme come se avessi qualcosa contro di te. Ma sei stata buona con me, così buona. Lo sei sempre stata. Questo è solo un brutto, brutto sogno, un vero incubo. Tu vieni qui a farmi queste orribili minacce, io che posso fare, che posso dire? Ci sono solo due modi per dimenticare tutto, ubriacarsi o darsi una bella revolverata. Charlie, vedrò l'avvocato domattina. Marion, ti prego, non lasciarmi. Ti giuro che sono innocente, tesoro. Ti giuro che mentre affascino tutto il mondo con la mia luce fantastica, io sanguino a morte dentro di me. Non puoi aspettare per l'avvocato, tesoro. Sono la peggiore canaglia del mondo. Il mondo è molto vasto, ma sei la peggiore della mia vita. Vuoi che ti ci riaccompagni? Oh, Hank. Marion, tu sai che ti amo, farei qualsiasi cosa per la tua felicità, ma ti prego, smettila di continuare a fare a tira e molla. Ma io non voglio farlo. E allora affrontiamo il problema base. Tutto si riduce a un semplice fatto. O tu lo ami ancora e vuoi vivere con lui, o non lo ami più e non vuoi vivere con lui. Allì. Non preoccuparti, tutto si risolverà. Nicky, fammi un favore. Certo, caro. Prendimi una vestaglia e una coperta. Non voglio dormire lassù stanotte. Charlie. Senti, Charlie, se sei nei guai, se c'è qualcosa che io possa fare, qualunque cosa. C'è nessuno in casa? Dai, non sento niente, niente, niente. Beh, da dov'è che vieni? Da qui accanto? Già, Monte Rizzo, una vera bolgia. Non la sentivi da qui? No, la porta era chiusa. Sembrano allegri. Certi tipi, tu conosci Monte? Chi c'era di ragazze? Di ogni genere, Charlie. Come ti senti? Giù. Come un paio di scarpe vecchie. Che te ne pare di Tess? Tess? Ieri sera. Ah, la rossa. Beh, è ben fatta, ma non lo so, non mi sentivo in vena e ho perso un'ammiratrice. Sono tornato a casa e ho letto per un'ora. Che stai leggendo? Non lo ricordo da un giorno all'altro. Ho visto il nuovo film di Tommy Murdoch oggi pomeriggio. Sì? Com'era? Catastrofe. Beh, dama o scacchi, o devo portarti via un altro centone a ramino? No, non ho voglia di giocare. Che stai sognando? Ho nostalgia di New York, di un vero inverno. Quanti anni hai, Smile? 1.000.000. Ma tanti pochi, con mia sorpresa, da perdere ancora la calma con una tipa come Dixie Evans. Cosa adesso? Ha la lingua lunga. È alla festa di Monti, sbronza.
Guarda chi c'è, dice. Io mi giro e la vedo seduta là, carica di whisky fino ai capelli. Sappiamo qualcosa, Smiley e io, dice. Ho cercato di convincere Marion a tornare con me. Sì? Sì. Sarebbe un guaio se lei scoprisse che avevo una ragazza in macchina la notte dell'incidente. Dixie l'ha fatto capire in molte occasioni. Credi che intenda darmi dei guai? Chi lo sa, guai. Tu le sei sempre piaciuto. Dille di venire qua, ridici un po' sopra. Ti preoccupi? Che motivo hai di preoccuparti? Tu puoi fare un sacco di cose. Dimmene una. Comprarla. Già fatto, con un contratto. Sì, è disonesta, non starà ai patti. Chiamala qui. Va bene. Tutto per la mia arte. Donne, donne, donne. È la ragazza di Monti che canta. Bella voce. Dovresti vederla. Carina? Un po' proprio. Pronto? Miss Dixie Evans, prego. Evans, sì, me la chiami. Prego. Sembra che stiano sparando delle fucilate. Sbaronzi. C'è un sacco di donne là? Non ho tempo. Che ne pensi delle donne, Charlie? C'è posto nel mondo anche per loro. Dixie? Cosa? Non ti sento! Chi? Come? Oi! Non mi prendi in giro? Alex, smettila, tesoro. No, 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 Charlie! No, è qualcuno qui! Ma certo, è una festa in grande! Dove sei? Beh, c'è tanto chiasso qui. Alex, per piacere, vuoi farlo non smettere? Non guardarci, Cuba. No, una chiamata importante. Sta tranquilla, cara, starà zitta. Pronto? Oh no, Charlie. Un bagno in piscina ora? Ah, volentieri. E senti, come vengo là? Sì? Senti, tesoro, la vuoi piantare? Eh? Senti, allora prendo la macchina di Monti. Sai che non cammino mai io. Sì, immediatamente, subito. Oh, con gioia. Oh, guarda che picco. Oh, prima cosa gradita che mi capita da un secolo a questa parte. Ciao tesoro. Sta attento a quel che dici a Dixie, Charlie. Non darle altre armi in mano. Senti, lei ha offerto di aumentarle il contratto? 2 mesi fa. Niente. 2 mesi? Allora sono 2 mesi che chiacchiera. Di più. È una sgualdrinella sciocca. Non vale una cicca ed è piena di pretese. Non vuole guadagnare di più. Oh, quell'idiota non sa cosa vuole. Scommetto che dovremo levarcela di torno. Ah, bene. Hai qualcosa in mente? Buonanotte, Charlie. Buonanotte. Hai qualcosa in mente? Non esiste un sistema fisso. Per esempio cosa? Spedirla altrove? Lei è tutta bocca e parla. Perciò devo fare in modo che non apra più la bocca. Vabbè, aspettiamo a vedere gli sviluppi. Riuscirò a convincerla, credo. Sono un po' confuso stasera. Stai dicendo cose buffe, Smiley, ma non ti vedo sorridere. Cosa vuoi dire che non apra mai più la bocca? Quello. Cosa quello? Dovrà essere tolta di mezzo. Tolta di mezzo? Spiacente di dover ricorrere a certi mezzi. Un fatto come una pietra, certe dimensioni e un certo peso. Ho studiato tutte le soluzioni, una per una. Saresti un grande attore. La vita è uno strano affare, piccolo. Già, piccolo. Cosa sa Stanley di questa storia? Solo quello che vuol sapere. C'è un motivo se lui mi paga $75,000 l'anno, no? Sai, per un minuto prima ho Charlie, creduto... Charlie, sei un tipo immaginoso. Nel mio lavoro si devono conoscere i tipi. Ecco il tuo tipo. Il paladino delle speranze perdute. Sei tu, quello. C'è Dixie, io me la filo da questa parte. Il paladino delle speranze perdute. Ehi! Dove l'hai scovata? È una frase che una volta aveva un senso, ora non più. Rincorrere degli ideali. Gli ideali, Charlie, oggigiorno?
una causa perduta. Non studiare la vita, Charlie. Abituatici. Di, hai cambiato argomento. A non sforzarti di ricordare tutto quello che ho detto stasera. Sogni d'oro, Charlie. Smiley, ascolta. Charlie? Charlie? La porta era aperta e sono entrata da me. Oh, quanto tempo che non ti vedo, Charlie, cara. Voglio sentire cosa hai bevuto. Scusami tanto, quando hai telefonato, tutta quella gazzarra vicino al telefono. Vuoi bere qualcosa? Ah, se bevo ancora qualcosa finisce che mi addormento. Uno leggero, non fare la sciocca. Va bene, dittatore. Dammi un whisky and soda. D'accordo. Sì. Come sapevi che era la festa di Monty? Radar. È un imbroglione. Sei molto caro, ma non mi fido di te. Senti, chi c'è in casa? Soltanto i grilli. Charlie, perché non ti piaccio più? Mi piace, Dixie. Ah, non ti ho più visto da quel certo giorno, quando ero seduta in questa poltrona con te e il tuo agente. L'ho scandalizzato quando gli ho chiesto il contratto. Il vecchio Nat è un uomo di mondo. Quell'enorme studio, quando penso a certe cose che fanno e dicono. E cioè? Dovresti essere una ragazza con un bel corpo per saperlo. Ti senti i loro occhi stampati sulla pelle. Vorrei accopparli. Ehi, lo sapevi che sono perfettamente proporzionata? Beh, non ti pare? Sì. Naturalmente ora capisco che il temperamento è molto più importante che non il fisico. Non vogliono che porti gli occhiali. E sai, non ci vede a quattro passi. Ma gli occhiali sono brutti, no? Ehi, non riesco a star zitta. Vieni qui. Perché non ti vedo più spesso nella mia giovane intensa vita? Qua, bevi un sorso dell'ammazzaguai del dottor Kestrel. Cos'è, veleno? Non mi importa se poi vedo serpenti. Parola, preferisco vedere un serpente che un produttore. Chi ha inventato la soda? Come la fanno? Sei proprio una matta. Sei il solo che può chiamarmi così. E ti dirò perché. Mi piace, Charlie. Sei stato molto gentile e riguardoso con me. E questo è un fatto molto speciale nel mio libro di ricordi speciali. Voglio prendere un cane. Un barbone. Ti piacciono i barboni? Piccolo o grande? Ti dirò perché. Quando avevo 16 anni la mia famiglia mi buttò fuori di casa. Ciò mi rese molto nervosa. Voglio dire, una cosa così ti lascia un certo segno. Praticamente ero perduta per loro. E ancora oggi mia madre non dice a mio padre che le mando dei soldi. Inconvenienti delle famiglie numerose. Ti dirò una cosa, sai che metto da parte adesso? Aspetto di incontrare il tipo che fa per me. Se lo incontrerò da queste parti. Il mio nome è sporco, Hollywood. Beh, ti sto annoiando? Ah, no, tesoro, no. Mi piace sentirti parlare, davvero. So che stai cercando di fare. Cosa? Vuoi che dimentichi il bagno in piscina che mi hai promesso? Ah, mi affogherebbero se potessero allo studio. Perché? Allusioni. Continua ad alludere al tuo incidente. Innervosisce loro una volta tanto. Devi stare attenta. Hoff è un uomo che somiglia a un coccodrillo. Oh, non parlarmi del signor Hoff. Mi chiama cara un momento, poi senza neanche cambiare faccia. Tu non vedi quella gente giù dal basso come me, Charlie. Tu hai successo, sei un uomo arrivato. Dixie, perché non mi vuoi aiutare, ti prego? Oh, certo, Charlie, caro, come? Ogni volta che parli dell'incidente, lo sai, oh, me... Charlie, non dire queste cose. Non hai niente da temere da me. Non parlo mentre dormo.
sta tranquillo. Non sono tranquillo, pupa. Qualche sera prenderai una sbornia e inavvertitamente... Ah, ma ne ho una anche adesso e non ti ho detto niente che tu già non lo sapessi, vero? Oh, lo sai di starmi bene? A proposito, ha preso quello che... Dixie. Lo vedi che chiacchieri? È perché me lo hai chiesto? No, non te l'ho chiesto. Beh, stavo solo dandoti un esempio. Oh, Charlie, caro, so dove devo fermarmi. Ma non vedo una ragione di non tenerli in allarme. Io li odio. Sai, c'è scritto attrice nel mio contratto, ma mi hanno presa per mio fisico, non per altro. Però hai recitato. Quelle particine? 3 sigaraie svestite in 2 anni. Lo chiami recitare? Una bella parte per te, tra 2 giorni i provini. Andiamo fuori a cena? E i 2 giorni non passano mai. Charlie, scritturano quelle come me per intrattenere i clienti in visita. Noi sappiamo muoverci, vestirci e i vestiti l'hanno in magazzino. Costa meno che se... Sono una spesa di rappresentanza che si può dedurre dalle tasse. Ascolta il vecchio zio Charlie, perché non torni a casa? Oh, quel sudicio studio! Prima ti sudiciano e poi ti dicono sudicia! Di' la verità. Tu non ti arrabbieresti. Certamente. Ecco, vedi. Ehi, guarda. Guarda, guarda questo pezzo. È quello che ho imparato. Caro, dov'è dunque la piscina che mi avevi promessa? Eccola, arriva subito, piena di alcol. Perché la bimba non la si può far aspettare. Ehi, non c'è qualcuno che guarda lì? Questa è mia moglie, Miss Evans. Piacere di conoscerla, signora Kessler. Stavamo in piena conversazione. Beh, devo tornare alla festa dei Monti adesso. Grazie del whisky e dei consigli per la mia carriera. Certo, Dixie. E grazie di essere venuta. È stato un vero piacere. Charlie, non scherzavo mica quando parlavo dello studio. Buonanotte, signora Kessler. Fortuna che non ho trovato Adamo ed Eva nella piscina. Marion, hai torto, è una piccola gemellica. Non mi importa cos'è. Mi spiace, cara, ma hai proprio torto. Ci scommetto quello che vuoi che hai torto. Senti, stavo preparandomi ad andare a letto quando è accaduto un fatto e io... Perché il mio cuore debba battere come un tamburo, non lo so. Chiamami un tassì. Va bene, me lo chiamerò da me. Marion, non puoi guardarmi e capire la verità? Sono arrivata un minuto in anticipo, questa è la verità. Ho chiesto a Hank di riportarmi indietro da Brentwood, perché credevo che avessi bisogno di me. Sono stata una sciocca ad averti creduto ancora, non è vero? Sì. E che cosa vuoi da me? Conversazione? Battute brillanti e argute? Che fretta hai? Puoi chiamarlo quando vuoi, hai tutta la notte per chiamare tassì. Sei una grande attrice per le uscite drammatiche. Ma ritengo che se questa è la fine di tutto dobbiamo mettere le carte in tavola, sediti. No, grazie. Se credi che starò qui ad ascoltarti, ti sbagli. Lascia stare. Ho avuto abbastanza. Fammi parlare. Non spingermi di nuovo nella mia solita posizione di chi deve giustificarsi. Per il momento cerchiamo di mettere da parte quel mucchio di marciume che sono io, che tu almeno pensi che io sia, benché debba dire che il tuo giudizio è errato. Tu mi schiacci le mosche sul naso col martello. Ma dimentichiamolo, perché ogni volta che parliamo è di Charlie Kessler, mai una volta di quella sua derelitta, santa moglie.
Mario! Sai dov'è il tuo errore fatale? Ritengo che dovresti superarlo, perciò te lo dico. Tu sei afflitta da un forte caso di psicologia da bottegaio. Tu baratti e scherzi con la tua indole. Ecco il tuo errore. E stanotte sei sul punto, forse, di distruggere la tua vita, e certo la mia. Non ci siamo scelti tra mille. E si può barattare questa realtà come al mercato, affermando che Marion amerà Charlie soltanto se lui accetta certi prezzi e condizioni. Dov'è la donna dal cuore generoso che conoscevo? Io dico no. Basta contratti, basta condizioni, basta con questa rete di sì oppure, altrimenti, che ci strangola ambedue. Io dico no. E dico finiamola di non essere ciò che siamo. Che dialettica. Sai parlare. E come sai parlare quando vuoi. Vorrei picchiarti. Ti voglio. Ti amo. Ti prometto comprensione, diluzione. Tutto quello che so darti. Ascolta. Se mi lasci, renditi ben conto di quello che fai. Prega per me. Ma se resti, devi restare davvero, devi smettere di guardare sempre la porta. Devi amarmi molto più di quanto ami te stesso. Fammi un favore, ti prego. Cresci prima che sia troppo tardi. Un'altra sola, Charlie. Sono subito da te, Hank. Bene. Sì, grazie, Charlie. Grazie a te. Così lasci questa valle di lacrime, eh? Ritorni a scrivere i grandi romanzi. Hollywood ci perde, New York ci guadagna. Fortunato, quasi ti invidio, eh. Ma c'è ancora tempo. Il treno è quasi vuoto, vuoi che ti prenoti un posto, Charlie? Chi è l'eroe del tuo prossimo libro? Un uomo medio, un uomo che somiglia a te. Ah sì, allora molto medio. E come può un uomo diventare un famoso attore cinematografico senza rispecchiare la media in un modo o nell'altro? Davvero parla di un uomo come me? È una favola che parla di valori morali, successo, felicità. Tu non credi che Marion sarà felice qui, vero? No, non credo che sarà felice qui. Perché? Perché tu eri un idealista, Charlie, e hai rinunciato. Ti sei messo con Opcoy e compagni e sei rimasto per metà idealista. Non c'è nulla di più torturato sulla faccia della terra, e non esisterà mai, di un uomo che ha venduto i suoi sogni ma non può dimenticarli. Sì, ma ci sono dei motivi, amico. Tu non sai tutti i fatti. Ibsen ha scritto, credo di avertelo detto una volta, è la quintessenza dell'ibsenismo, ha scritto che ci sono tre generi d'uomo. Primo, il realista. Questo è Smiley, ha fatto un patto col diavolo, non vorrebbe essere diverso. Poi ci sono i filistei, come Hoff. Lui non potrebbe essere diverso. Sono quello che sono, hanno una loro integrità, sono incorruttibili. Poi c'è il terzo tipo, l'idealista. Questo eri tu. Il mezzo idealismo, Charlie, è la peritonite dell'anima. Scrivi il tuo libro, Hank, fallo scandalistico. Se hai bisogno di denaro, telegrafami. Qualcuno almeno deve finire il lavoro che è nato per fare. Sono ingenuo, eh? Sì, ma è la tua qualità migliore. Peritonite dell'anima, sono parole che hanno senso tra i vivi. Ciao, Hank. Addio, Charlie. Lotta, puoi ancora vincere la tua battaglia. Il signor Coy
La sta aspettando. Grazie, Ross. Ehi, Smiley, cosa c'è? Dov'è Rita? Ho cercato dappertutto. Strano a dirsi, ero allo studio, fotografie. E poi ho voluto salutare un amico scrittore. Deagle? Già. Pensavo che fosse a New York. Sto cercando di ricordarmi il nome. Hank Deagle. Cosa ha scritto per noi? Niente che sia stato realizzato. Stanley non ha mai capito di che parlavano i suoi copioni. Charlie, c'è una novità importante. Quella commedia musicale non voglio farla. Ma che commedia musicale? Stanley ha perso le staffe con Dixie Evans. Le ha chiesto di andare da lui oggi a discutere. Si è fatta viva con un'ora di ritardo, ubriaca e con un cane a guinzaglio. Un barbone? Già. Dato che la situazione era seria, Stanley ha mantenuto la calma. Le ha parlato come un padre, ha detto che... Lascia che ti dica io cosa ha detto. Le ha detto di quando era lustrascarpe a Bayonne, poi ha parlato del peso, di tutte le sue responsabilità e prima che persino tu te l'aspettassi si è messo a piangere come un vitello. Poi cos'è successo? Lei gli ha riso in faccia. Gli ha detto che tutta la città conosceva le sue lacrime e che era ora di cambiare numero. L'ha picchiata? L'ha buttata a terra e l'ha presa a calci. Forse le ha anche rotto una costola. L'hanno incerottata in infermeria. La nostra storia è che il cane, uno di quegli orribili mostri, ha dato uno strappone e l'ha gettato a terra. Lei sa che non può dimostrare di essere stata aggredita, ma dice che vuole sputare la tua storia alla stampa e proprio a Patty Benedict. Dov'è ora? Al bar, di fronte a Schwab. Una donna con sei martini può rovinare una città. Ti fa sorridere questo? Sto sorridendo? Beh, che altro c'è nei tuoi luridi programmi? Qualcuno deve farla star zitta. È meglio che tu vada là e la porti via dal bar. La porto dove? A casa sua. Perché io? Ma perché sei l'unico con cui andrà via. Non preoccuparti del telefono. È stato provveduto e isolato. Dalle un paio di martini. La terranno tranquilla. E se non ce la tengono? Vedrai. Il gin è drogato. Va bene. Lei si addormenta. Io che cosa faccio? Te ne vai immediatamente. Da quel momento sei tranquillo. Fatti vedere allo studio. Sei stato là tutto il giorno facendo foto pubblicitarie. Ciao! Smiley, le tue parole sono avvelenate. La tua mente è infernale. Non far storia, Charlie. Non c'è tempo da perdere. Tieni a mente una cosa, se fai un certo sbaglio, sposi il tuo sbaglio e i suoi bambini. Tutto ciò che hai in questo momento è in pericolo per pochi martini nello stomaco di una sgualdrina. Cosa credi che sia? Una mosca, una pulce? Vacci piano. Sii ragionevole, piccolo. Sarà dimenticata nel giro di una settimana. Dov'è Stanley? Non ne sa niente lui. Allora dovremmo dirglielo, no? Trovalo, Smiley, io cercherò Nat. Non c'è nessuna ragione di implicarli. Ma ci sono molte ragioni perché io sia implicato, anche peggio di prima, eh? Non lo farei, Charlie. E non alzare di nuovo la voce. Come, non ti ricordi? Io sono il paladino delle speranze perdute. Scusa, caro. Ma di parte. Non volevo interrompere. Salve, Mario. Ciao, Smiley. Beh, mi prenderò da bere in cucina. Cosa fa lei qui? Lavori domestici, vita natural durante. Non eravate separati pochi giorni fa? Sto aspettando, prendi l'altro telefono e fa venire qui quel vecchio piagnucolo. Va bene, se tu non ci stai me la sbrigherò da solo. Ah no, l'assassinio è indivisibile, lo sto scoprendo adesso. Come la castità, averne un po' non ha significato, sto scoprendo questo anche. Non sputar sentenze, scienziato. Chiama Stanley Hoff. Va bene, farò da me. Non essere puerile. Vuoi implicare Stanley in una cosa simile? È già implicato fino al collo. Provalo. Cerca di provarlo. Per il tuo bene questi sono affari da non dire nemmeno a tua moglie. Marion! Marion! Smiley Coy vuole dirti una cosa. Sei veramente toccato.
Marion, Charlie è ubriaco. Avanti, diglielo, Smile. Coraggio, diglielo. Non essere impetuoso, Charlie. Bada a quel che fai. Charlie non è abbastanza sobrio da discutere un copione. Ho certi fatti tra le mani, Smiley. Se scoppiano mi salteranno via le mani, lo so. Ma salterai anche tu. Parla Charlie Kestrel, vorrei Stanley off. Charlie, cosa c'è? Allora, vuoi dirglielo? Marion, Charlie si fa strane idee sui suoi amici. Mi sta quasi accusando di progettare l'assassinio di un'attricetta da strapazzo che era con lui nell'auto la notte dell'incidente. Ti spiegherò più tardi. Ti prego, prendi l'altro telefono e di a Nat di venire subito qui. Forse sai quel che fai. Aspetterò. Oh, lo so che aspetterai. Aspetterai quanto parrà a me. Tratti male i tuoi amici. Non sei mio amico. Quella povera ragazza è mia amica. Lily? Zio Hoff, se non ti spiace. Nat, potresti venire subito. E io so che non solo esprimo le mie idee, ma anche le tue. In quanto all'idea che Smiley Coy pensi in termini di violenza e crimine, con tutto il rispetto a quel che credi di credere, non posso dargli credito. Stai dicendo che Smiley non mi ha detto niente, che l'ho solo sognato? Non sarei così avventato da dire che sogni da sveglio, ma dopo aver bevuto non è possibile. Quel che è possibile è esattamente ciò che ho detto. Lasciami riordinare le non idee. Non riordinare le idee perché non voglio è notorio come non ti hanno mai detto che il ricamo dei tuoi discorsi è completamente sproporzionato a qualunque cosa hai da dire? Va bene. Sto ascoltando. Che cosa hai da dire tu? È venuto qui un'ora fa, ha detto che c'erano guai, poi ha proposto... Non ho proposto niente del genere! Dire che un uomo come Smiley Coy, che è stato maggiore nell'aeronautica militare, amico di molte personalità come il povero Al Jolson, Jerome Kerr, Bill O'Dwyer, dire che quest'uomo progetta omicidi è andare contro ragione. Stiamo sprecando del tempo prezioso. Stanley, hai ragione al 1000%. La polmonite è alle porte, noi ci preoccupiamo di un mal di testa. Tu che faresti al mio posto, Nat? Dobbiamo convincere quella ragazza a non parlare. Sì, sono d'accordo, ma non puoi chiedermi di scendere a battaglia con le mani legate. Io sono sempre stato un uomo semplice. Prendo ancora per colazione un panino, un po' di burro e una tazza di caffè latte. Signor Hoff, non può smetterla di parlare di se stesso? Perché questa donna deve star qui? La signora rimane. Senti, Stanley, andrò io stesso da questa ragazza e le parlerò come un padre. Vedrò di farle accettare una ragionevole offerta in denaro dicendo che è di tasca mia. Potremmo dividere le spese. È troppo tardi. La ragazza manca dei principi base dell'educazione e della comprensione. Ma Stanley, scusa, cosa ci rimetti a rischiare pochi dollari? Se ci riusciamo non li rimpiangerai di certo. Quando dico no, intendo no. E ci sono parecchie persone qui in città che l'hanno imparato. Ma la ragazza deve avere... Va bene, grazie infinite. Un momento. Che ha mormorato in quella specie di telefono, Smiley? Diglielo, Smiley. Dixie è ancora al bar, intrattenuta da un amico. Se le accadesse qualcosa... Stai dando i numeri, ragazzo mio. È con Monty Ritz. È un cospiratore anche lui? Perché no? Per quel che ne so, potresti avere anche qualche motivo per ricattare Monty. Qui si tratta di assassinio. Il tuo cliente deve imparare a parlare. Sappiamo noi chi è l'esperto quando si tratta di assassinio. Ti prego, ti un prego. Un tipo come te, chi sei? Chi sei tu? Credi di appartenere a un'aristocrazia perché il pubblico femminile vuol fare l'amore con te? Chi sei tu con le tue unghie sporche mal curate? E cosa? Cosa sei tu senza un'organizzazione dietro di te? Io ho fatto lo studio, io col mio cervello nelle mie mani, l'ho fatto pezzo a pezzo, col mio cervello nelle mie mani, chi sei tu? Vuoi smetterla? Devo ascoltare questo miserabile ragazzo? Un uomo come me che ha mangiato e bevuto con presidenti e re? Ah, questo è buono! Devo assoggettarmi a questo qui? Un'altra parola di questa trompia ampollosa eloquenza e ci spacco in due come un ciocco. È un'amara, triste bisogno dover parlare con te. Ben detto, rinunziaci. Charlie, per favore, ti prego. Non saremo obbligati a parlarci mai più. Nat, tu sei il mio agente. D'ora in poi vedetevela tra voi. Non voglio parlare mai più con lui. Tu vuoi esasperarmi? Ah, davvero? Qual è il tuo punto di ebollizione? No, non seccati, non tenere il broncio e non piangere. Charlie, per favore, ti prego.
Sto punzecchiando apposta il tuo misero io, Stanley, perché oggi vedo quello che Stanley Hope farebbe per proteggere un investimento. Un delitto. Quest'uomo si scava la fossa con la bocca. Guardatelo, che commedia. Cerca di fare il coccodrillo ed è un ramarro sotto un sasso. Smiley, prendi contatto con i miei legali domattina. Leggi bene il contratto di Kettley e trovami un motivo, trovami un appiglio. Stanley, credo che ci sia un'altra soluzione. Ah, eccolo che arriva, il sistema, il trucco, il vecchio macchingegno. C'è sempre un sistema, cara, lavorano sempre in coppia. C'è un metodo per risolvere il problema. Marion, dipende da te. Cosa? Tu e Charlie vi siete separati 3 volte in questi 2 anni. Lo ami abbastanza da fare un sacrificio? Se lo amo abbastanza... Lascialo finire, cara. Dixie sposerebbe Charlie domani, sarebbe la realizzazione di tutti i suoi sogni. Automaticamente la legge difenderebbe i tuoi interessi. La metà di tutto ciò che Charlie possiede è tua. Signore, non posso credere alle mie orecchie. Lascialo finire. Prima di intrometterti, quando non sono affari tuoi, Nat. Questa donna ha avuto una relazione con uno scrittore che avevamo con noi ultimamente. No, non è vero. Di tanto in tanto si incontravano in segreto. Non è vero! Lascia fare a me. Naturalmente hai le prove. Dischi. Avete dischi di conversazioni che ho avuto col signor Teagle nel suo ufficio? E anche dei nastri nel suo ufficio e sul suo soffà. Chi ha ordinato di fare queste registrazioni? Oh, non saprei, non me ne interesso io. Dove sono? Le ho in auto. Prendile. Prendile, Smiley. Prendile. Vivi e lascia vivere, è sempre stato il mio motto, Marion Castell. Non ho niente contro di lei personalmente. Ma talvolta per il bene della società sono obbligato ad essere un po' rude. Nat, un po' d'acqua minerale. Va bene. Va bene. La mia carriera è finita. Non mi importa. Sono felice perché tu sei la più misera, sporca creatura che Dio abbia messo al mondo. Ecco il signor Hoff. Mi butto in ginocchio e ringrazio il mio creatore di non essere costretto a baciarli mai più i piedi in vita mia. Scusami, Charlie, caro, se ora piango. Non temere, Mario. Non temere, Charlie. Prima di mettere voi nei guai, sono pronto a farmi tagliare la testa. Charlie, credi necessario ascoltare quel disco? È tardi. Voi ragazzi non andate mai a cena? Ora fatelo. Fallo per me, Smiley. Porta Hoff a casa. Portalo via di qui. Stanley! Sei fortunato. Se fosse stato un pinta avrei sbattuto in terra 10 volte. Per ricordo. Io ti spezzerò. Io ti spezzerò come... No. No, no. No, no, la legge lo farà per me. Questa volta lascerò che si occupi di te la legge. Perderai tutto. Perderai tutto. Questo è uno scandalo, un disastro, una rovina. La famiglia del bambino e la compagnia di assicurazioni ti toglieranno tutto di dosso, ti metteranno a terra. Toglieranno i vestiti di dosso a te, a tuo figlio e a tua moglie. Rinunzi a tutto, Charlie, a tutto quanto. La casa parte, i quadri partono e tu, oh, anche tu. Oh no, Charlie, oh no. Hai gettato via un regno oggi.
Kitty. I leave you to the wolves and the knives. You no longer have me in the studio to handle the press for you. You're through. Well, I said still goes if anything studio happens. Studio has no further interest in that girl. Quiet on the atomic. There are things beyond money to that man, but this much money. You don't have to worry. He talks with his mouth, but he'll protect his investment. And in the meanwhile, I tell you what Uncle Nat will do. I'll take Miss Dixie Evans home with me, and then out of my own pocket, I'll offer her a $10,000 bill. No, Nat, it's too late. It's too late from my point of view. I can't go on covering one crime with another. That's Macbeth. Charlie, dear, please stop wringing your mental hands. Macbeth is an allegory, Nat. One by one, he kills his better selves. My back is stiff. Go on, Nat. I'll go over later and talk to Dixie. The worst that can happen, she passes out and Monty puts her to bed. He's done it before. I'll call you later. You promise? Yes, around 8. Now, don't worry, I'll call you. Goodbye, dear. Goodbye, darling. You'll call? Yes. Sicuro? Sì, sicuro. Perché ho aggiunto questo peso a quell'essere grottesco e affezionato? Hai mai notato come muove le labbra quando legge? Tesoro, c'è Nicky. Bene, cosa mi dite? Posso fare qualcosa? Marion? Charlie? Sì, Nick. Va a prepararmi un bagno, bello caldo. Ho la schiena rigida. Non temere, me ne curerò io. Quell'affare fra te e Hank... No, tesoro, non è affatto vero. Io... No, spiegare, io ti credo. Guarda che mani. Sono sudate. Vieni qui, cara. Siedi qui. Beh? Che ne pensi di oggi? Penso di conoscere tutte le possibili soluzioni. Lascia perdere, non la faremo tacere quella ragazza, ormai non vive per altro. Vedi, a tutti occorre uno scopo per raggiungere la grandezza. Hank non partirà che domani. Gli hai mai detto di tutto questo? No. Perché non lo chiamiamo? Hank sa ragionare. Va bene. Pronto, Hank? Senti, cara, potresti venire qui subito. Vorremmo il tuo consiglio su una cosa. Sì, è molto importante. Ci aspettano tempi tristi e solitari. Lontani come le stelle. Ma saremo in due. Billy non deve crescere come i figli dei ricchi. Oh, no. In genere sono di pasta frolla. Ma lui non lo sarà. Mi hai insegnato tante cose, amore. Anche come ascoltare la musica. Metti della musica. Va bene. Cosa vorresti sentire? Qualcosa di immortale. Non so, quello che c'è sul grammofono.
potrò mai lasciarlo, Hank. Non che sia una moglie vecchio stile, ma sono così profondamente parte della sua esistenza. Per quante volte io me ne vada, ritorno sempre a lui. È una parte di me. Meglio sopportare da lui le cose più terribili, anziché doverlo lasciare. Accendo la luce. Salve, Buddy. Ciao, Buddy. Che è successo, di? Eri mio amico. Eri mio amico. Sapevo com'era mia moglie. Mi si spezzava il cuore ogni volta che accadeva. Ma tu eri mio amico. Come hai potuto? Vuoi colpirmi? Ti prego, colpiscimi. So che sei un uomo migliore di me, cioè un tipo veramente in gamba, Charlie. Ti ho sempre ammirato. Ma quando me l'ha detto, ridendomi in faccia, così mi licenzio. Vostro onore è Charlie Kestler. Ha assassinato se stesso. Testimonio io. Charlie, la vasca è quasi piena. Non ci sono asciugamani grandi, però vado a prenderne qualcuno in palestra. Chi avrebbe detto che in tutta la mia vita ho desiderato che qualcuno tirasse fuori il meglio di me? Marion. Tutto questo ti amareggia. Ti prometto un futuro migliore. Marion. Hai detto oggi quanto bene ti voglio. Ti amo e sarò sempre tua. Non parliamo più del passato. Telefono per lei, signora Castle. È Billy, chiama da casa Stevens. Grazie, Russell. Saremo in quattro, prepara una cena leggera. Cena leggera per quattro, bene. E niente prezzemolo, al signor Castle non piace. Bene. Pronto, caro. Come stai? Oh, povero cowboy, che vergogna. E perché non gliele hai ridate? No, ho sbagliato, Billy, avevo torto. Non lo picchiare. Spiegagli solo che, dato che è più grande di te, non è leale. Verrò a prenderti domani, dopo colazione. Non dimenticare di lavarti i denti, eh? Buonanotte, caro.
Scusa, sono entrato da solo. Mi dispiace per quello che è accaduto qui oggi nel pomeriggio, Marion. Mi dispiace. Posso telefonare? Resta qui, ti interesserà quello che devo dire. Il signor Hoff è un uomo vanitoso. Dobbiamo assecondarlo qualche volta. Lily, passami il signor Hoff. È importante. Dov'è Charlie? Fai il bagno, che cosa vuoi? C'è un malinteso, Marion. Io non sono altro che una specie di promemoria del signor Hoff. Staley? La ragazza è uscita dal bar 10 minuti fa, ha cercato di traversare Sunset Boulevard. Sì, in mezzo al solito terribile traffico. Hai indovinato? Uccisa sul colpo. Che hai da dire della fortuna di Charlie? Ti sto parlando dal suo telefono. E va bene, rientro subito. Arrivederci. Marion, prima che tu dica qualcosa... Che fortunata coincidenza. È stato un autobus a investirla. Cambia tutto, non è vero? Dici? Non che Stanley abbia dimenticato ciò che è accaduto qui oggi. Dovremmo pensare a una forma di scuse, delicatamente. E tu sei proprio la persona adatta. Perdi la memoria da un'ora all'altra, tu? Su, non essere drammatica, Marion. 7 anni sono tanti. Ce n'è di terra da zappare. Come fa uno come te a vivere? Oggi hai tentato di rovinare un uomo che è 10 volte migliore di te. E quando hai finito sei sgusciato fuori per seguire un individuo che non è degno di respirare. Ehi, Charlie! Lo scarico della vasca deve essere rotto. Cosa succede? Che cos'è? L'acqua dal soffitto della cucina. Charlie, devi aver lasciato traboccare la vasca. Charlie. Nicky. Charlie. C'è pieno d'acqua al piano di sopra. Charlie. Qualcuno deve abbattere la porta del bagno. Charlie, apri la porta. Smiley. Apri. Apri la porta, Charlie. Charlie, apri la porta. Vieni qua, Rosa. Dammi la mano. Porta. Marion, Charlie. Che è successo? La cosa più incredibile che abbia mai visto. Che è successo, Nicky? Non posso dirti cosa è successo. La prego, signora Kester. Non prego. Tenermi, Ross, lasciami. Mi dispiace, signora, ma non può entrare. Dammi subito Eddie Fry. Fuori! Interrompi, fuori. Sono Smiley Coy. Dammi la linea, stupida! La prego, Eddie, sono Smiley. La prego, signora. Ascolta, Kester. Ascolta bene, non voglio ripetere nulla. Ascolta! Chiama il dottor Curly, chiama Stanley! Non entri, mandali qui, a casa di Charlie Kester, entrare. Subito! Nicky, ora sta attento, entrare. Devi fare qualche cosa anche tu. Entrare. Scrivi questo, parola per parola. Charlie Kester, la famosa stella di 30 film della Stanley Schreinerhof, è morto oggi di un attacco cardiaco nella sua casa di Bel Air alle 7.55, ora costa del Pacifico. Al capezzale erano il suo medico, dottor Curly, sua moglie Marion, suo figlio 7enne Billy e il suo intimo amico e socio, Stanley Schreiner Hoff. Trasmetti subito questo comunicato a tutte le agenzie stampe. Non fare domande! Porta una dozzina di poliziotti quando vieni. Questo posto sarà un manicomio tra poco. Cosa? Di a Stanley che si è tagliato le vene in 3 punti. Ehi, Nicky, svegliati un po'. Avanti, pulisciti, cambiati abito, voglio vederti cambiato. Muoviti. Sveglia, sto parlando a te. Avanti, non star lì a dormire. Lo avete ucciso. Tutti quanti voi. Lo avete soffocato. Continuamente. Grazie, Hank, lasciami pure.
Aiutala, Hank. Io non le piaccio. Dille che i reporter saranno qui a momenti. Parlerò io ai reporter. Ma non sarà necessario, sarò qui io. Per questo è necessario. Non è il momento di fare storie, Hank. Il tuo lavoro finisce qui. Non ci saranno fotografi, niente bugie, niente commedia. Racconterò la storia. Charlie si è ucciso. Per la pena, l'angoscia e l'affetto che aveva per gli altri, ha rinunciato alla salvezza. Ma nessuno aveva maggior rispetto per la vita e maggior gioia di vivere. Sì, ha avuto torto. Ma non sopportava di far soffrire coloro che amava. Aiutami.